Ciao, sono Marco Mastropietro, referente Nord-Est Italia di Sprutcam, software per programmare l'officina e le aziende meccaniche. Oggi sono qui per condividere con voi le motivazioni che mi hanno fatto scegliere questo software, perché penso che potrebbero aiutare nella scelta anche chi è indeciso, chi sta valutando l'acquisto di questo prodotto. E partirei dalle motivazioni, diciamo, personali e poi quelle tecniche che riguardano più il prodotto, il software, proprio Sprutcam. Per prima motivazione, diciamo, a me, io ho sempre lavorato e ho sempre ragionato con la passione per la meccanica, come tanti qui in Italia, nazione leader nelle lavorazioni meccaniche. Sono vari decenni che lavoro in questo settore. E aver trovato delle persone, una casa madre nazionale che ha sede a Torino, che sono tutti tecnici appassionati come me, mi ha dato molta fiducia. Se ho bisogno di personalizzazioni o richieste particolari, di post-processor personalizzati o di cinematiche, di implementazioni del software, so che ho sempre una risposta perché ho appunto gli sviluppatori che possono darmi una mano e ho un collegamento diretto. Quindi non è una cosa a poco. Com'è l'affiancamento? L'affiancamento di tecnici e invece che solo persone commerciali mi ha dato molta fiducia. Questo quindi è stato il primo motivo che non sottovaluterei, anzi metterei ben conto. Poi c'è anche il fatto che appunto il software è nato con la collaborazione e viene sviluppato e implementato ancora da questi tecnici, e quindi è stato sviluppato ed ha iniziato lo sviluppo con una concezione, una logica legata alla meccanica, a come si lavora qui in Italia. Si nota il fatto di essere un software parecchio intuitivo, interattivo, perché vado a selezionare, vado a cliccare, a muovere direttamente dallo schermo, e la logica di programmazione è molto legata e richiama, diciamo, la programmazione a bordo macchina, quindi l'officina, quindi la concretezza della lavorazione. Il flusso di lavoro è lo stesso che si ha quando si è davanti alla macchina, quindi con il pezzo in mano mentre lo si vede. Quindi questo rende molto semplice la programmazione, tant'è che anche i miei ultimi clienti, anche a causa del Covid, non abbiamo fatto i giorni di corso, però hanno imparato da soli lo stesso il software. Quindi bravi loro, ma sicuramente c'è il fattore che il software è semplice da utilizzare. E stiamo parlando di persone che non hanno una preparazione tecnica o meccanica, ma persone che vengono anche da un altro settore. Invece, per quel che riguarda le motivazioni tecniche riguardanti il software, tra quelle che a me hanno fatto più impressione fin dall'inizio, c'è stata quella del fatto della velocità di calcolo che ha Sprutcam, dei percorsi utensili e del risultato che ci dà, perché calcola direttamente sulle NURBS senza dover triangolarizzare o approssimare le superfici. Quindi il calcolo avvenendo sulle NURBS direttamente ha un risultato molto più fluido del percorso, e anche la macchina, quando si va in produzione, si muove in modo molto più omogeneo, quindi avremo meno stacchi dell'utensile, e anche la finitura finale ha un risultato ottimale e notevolmente superiore alla media dei CAM. Questo è un fattore che non tutti i CAM, anzi sono rari i CAM che programmano in questo modo. Sempre nella programmazione ci si accorge che il flusso di lavoro, oltre ad essere semplice, come ho detto prima, è Sprutcam che ci suggerisce il metodo e il flusso di programmazione più semplice possibile. Come ad esempio, lui tiene sempre conto del grezzo residuo. Poi possiamo cambiarlo, però l'impostazione, la prima impostazione che lui ci suggerisce è quella di andare ad ottimizzare i percorsi in base al grezzo residuo e alle lavorazioni precedenti. Difatti, se io cambio il flusso di lavoro, cambia
anche il grezzo e quindi viene ottimizzate sempre le lavorazioni. Oltre a questo, come ottimizzazione c'è anche il fatto di avere sempre il controllo della cinematica e della macchina, ma non solo nel percorso utensile mentre l'utensile è attaccato o in lavoro, ma proprio al di fuori, quindi anche negli svincoli, nel movimento in aria, come si suol dire, dall'on macchina al cambio utensile agli avvicinamenti. E quindi questo ci porta ad avere un controllo al 100% del nostro flusso di lavoro, quindi da quando schiaccio start a quando c'è lo stop della macchina. Questo, come alla fine richiede anche l'industria 4.0. Cos'altro? Sprutcam mi dà anche la possibilità di importare nativamente i modelli CAD 3D dei CAD più diffusi in commercio. Questo cosa vuol dire? Che ci permette di avere un aggiornamento in tempo reale dei modelli 3D, come se il CAD e il CAM fossero un software solo, e i percorsi utensili vengono in automatico aggiornati, riducendo così gli errori e avendo un controllo totale delle revisioni o delle modifiche dei particolari che vengono fatti a livello di CAD. Un'altra motivazione che non è passata inosservata è il fatto che, come tutti sanno ormai, Sprutcam è molto sviluppato anche nell'ambiente dei robot, quindi abbiamo delle macchine, degli impianti che vanno da 6 assi in su, quindi macchine estremamente complesse che ci possono portare dei benefici, degli sviluppi che sicuramente in caduta ne guadagnano anche i moduli e le macchine meno complesse, quindi le 5 assi, ma anche le 3 assi, i torni e tutte le macchine dell'officina. Difatti con Sprutcam posso programmare torni, frese, centri di lavoro, macchine elettrorosioni, e robot e tutto, robot tornitura, verniciatura, sbavatura, lavorazioni di marmo. E per questo il controllo delle collisioni e dei movimenti anche in aria devono essere al 100% veritiere. Ti ringrazio per aver seguito fino a questo punto e spero di essere stato abbastanza chiaro nell'esposizione. Se hai piacere a provare Sprutcam gratuitamente per un mese, puoi cliccare sul link qui a fianco o sotto nella descrizione e provarlo gratuitamente per un mese in tutte le sue funzionalità. Poi, se hai qualche informazione da chiederci, basta che ci contatti ai recapiti che trovi qui a fianco e sotto nella descrizione. Ciao, ci vediamo alla prossima!